Andiamo in esterno adesso, come di consueto, come ogni edizione del nostro telegiornale. Oggi siamo a Ripatiatina, dove vedo Paolo Renzetti, a cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio Paolo, in compagnia di alcuni sindaci del comprensorio teatino. Sì, grazie, buongiorno, buongiorno a te Jacopo, ai nostri telespettatori. Il collegamento diretto di oggi ci porta proprio a Ripatiatina, il paese di origine della famiglia di Rocky Marciano, e siamo con tre sindaci di alcuni dei centri più importanti della Val di Foro, anche per ascoltare proprio dalla loro viva voce come si sta affrontando e gestendo questa emergenza sanitaria in questi centri della provincia di Chieti. Allora io ringrazio e saluto il padrone di casa, il sindaco di Ripatiatina Ignazio Rucci, e ringrazio e saluto il primo cittadino di Miglianico Fabio Adezio, e saluto anche il sindaco di Villamagna Renato Sisofo. Partirei dal padrone di casa, Ignazio Rucci, sindaco di Ripatiatina, che prego di avvicinarsi al microfono. Sindaco, allora, qual è la situazione generale oggi a Ripatiatina per quanto riguarda i positivi al contagio al Covid-19? Un po' in generale, come state gestendo questa situazione, questa emergenza? Allora, la situazione è qui a Ripatiatina. Per quanto riguarda l'emergenza, abbiamo 5 casi per adesso, di cui 2 sono ricoverati in terapia subintensiva e gli altri 3 sono nelle loro abitazioni, quindi non abbiamo un grande numero, abbiamo solo 5 casi, speriamo che si fermi qui, diciamo, questa situazione. Debbo ringraziare davvero i cittadini di Ripatiatina che alle nostre raccomandazioni hanno avuto la possibilità di rispettare quelle che sono le regole che comunque tutti quanti noi insieme facciamo. Debbo anche ringraziare, questo lo devo dire, perché alcuni operatori sanitari qui di Ripatiatina che lavorano presso le strutture sanitarie, ecco, li voglio ringraziare davvero. Poi vorrei anche ringraziare i volontari della Protezione Civile, qui dietro le mie spalle ce ne troviamo alcuni che stanno facendo un grandissimo lavoro di soccorso alle famiglie che hanno bisogno per quanto riguarda i farmaci, ma anche adesso da domani noi iniziamo con la distribuzione dei buoni per quelle famiglie bisognose che devono affrontare questa festa pasquale in una maniera un po' diversa, e quindi l'organizzazione che abbiamo messo in campo con i nostri funzionari del comune, ecco, sta andando avanti. Certamente il problema più grande che noi sindaci comunque stiamo affrontando sono le richieste del dopo. Che cosa succede dopo? La prima richiesta è: ho perso il lavoro, dopo posso ricominciare a lavorare. Questo è un problema grandissimo, noi come sindaci possiamo fare poco, e quindi qui credo che le istituzioni regionali, le istituzioni nazionali debbano chiaramente continuare a programmare, a pensare che ci sarà questa famosa seconda fase che tutti quanti noi dobbiamo affrontare. Noi stiamo, come dire, al primo posto, perché i cittadini li vediamo adesso, li sentiamo per telefono, e quindi siamo i primi ad avere il sentore, cosa pensano, e soprattutto le loro famiglie. Quindi con gli altri colleghi sindaci qui della Vallata, qui sulla mia sinistra mi trovo l'amico sindaco di Miglianico, sulla destra l'amico sindaco di Villamagna, abbiamo fatto anche alcuni incontri così in videoconferenza, come oggi tutti quanti noi ci dobbiamo comportare, e costantemente ci sentiamo per così confrontarci e dare una omogeneità a quelli che sono i nostri comportamenti. Quindi mi auguro che questa cosa, ecco, non dico che finisce presto, ci vuole ancora del tempo. Proprio questa mattina abbiamo avuto la comunicazione che il sistema scolastico si ferma, e quindi se ne parla a settembre, quindi quest'anno, diciamo, è saltato, anche se si sta recuperando qualcosa con il sistema, diciamo, delle videoconferenze e videosorveglianza. Quindi ringrazio anche voi che ci date la possibilità adesso di dare anche le nostre considerazioni e osservazioni, da chi poi dopo deve dare diciamo, indicazioni un po' più precise. Certo, la cosa che mi aspetto è che dal punto di vista economico, dal punto di vista di bilancio comunale, proprio questa mattina ne parlavo con la responsabile del mio comune, stiamo provvedendo a mettere in essere il bilancio di previsione, e chiaramente la cosa che mi preme di più è quello del flusso finanziario.
perché noi dobbiamo andare avanti con quelle che sono le emergenze, però il flusso finanziario da parte della regione, da parte dello Stato deve essere veloce, perché le anticipazioni le possiamo fare poco. Allora, abbiamo ascoltato il primo cittadino di Ripatiadina, io invito ad avvicinarsi al microfono il sindaco invece di Villamagna, Renato Sisofo, per conoscere anche dalla sua via voce qual è la situazione che si sta vivendo a Villamagna, altro centro importante del comprensorio. Sindaco. Dunque, il mio paese è una realtà meno importante, comunque meno abitanti di Ripa o di Miglianico, comunque mi devo ritenere fortunato perché fino ad ora non abbiamo nessun caso positivo. Uno, diciamo, dei pochi comuni della nostra regione, insomma, toccando ferro, l'augurio è che possa continuare così fino al termine dell'emergenza. Io me lo auguro, comunque questo lo devo anche ai miei cittadini che perseverano a portare la mascherina, anzi stamattina ho fatto un'ordinanza per obbligare a portare la mascherina sia nell'interno del paese che nelle zone limitrofe, e questo penso... Si è ispirato al presidente della regione Lombardia, come mai? No, chiaramente noi copiamo anche certe volte, però diciamo che adeguiamo poi l'ordinanza secondo le esigenze del nostro paese. Tanti controlli, sindaco, state facendo ovviamente sui vostri residenti, sui vostri abitanti, proprio per far sì che, insomma, ci sia sempre la conferma, insomma, della negatività dei vostri cittadini. Noi controlliamo, io personalmente mi faccio un giro la mattina perché sono presente al comune dalla mattina al giorno, e compreso i miei vigili, insomma, i carabinieri di Villamagna, che svolgono effettivamente un grande lavoro di controllo, e questo penso che abbia aiutato ad avere, a finora non avere persone positive nella Villamagna. Allora, abbiamo ascoltato il primo cittadino di Villamagna, allora ecco il terzo sindaco che abbiamo oggi tra noi, il primo cittadino di Miglianico, Fabio Adezio. Buongiorno sindaco. Allora, buongiorno. A Miglianico qualche problema c'è da questo punto di vista? Ci sono alcuni positivi, un centro anche un po' più grande per quanto concerne proprio i residenti. Come state affrontando questa situazione? Buongiorno, noi abbiamo a Miglianico 9 casi. Sono 9 casi tutti ante restrizioni, sono casi che derivano dalla fase, hanno tutti quanti più di 3 settimane, li stiamo gestendo bene, 3 sono ospedalizzati, gli altri sono a casa in quarantena, non abbiamo nuovi casi per fortuna. Voglio dire una cosa, credo che mai come questa volta si stia vedendo la qualità e la presenza dello Stato e delle istituzioni. Credo che la macchina stia funzionando, le forze dell'ordine, i sanitari, gli enti locali, ognuno sta facendo la propria parte, e meno male. Approfitto di questa vetrina anche perché il collega di Ripatiatina ha evidenziato quali sono tutte le criticità. Noi comuni omogenei abbiamo evidentemente tutti quanti le stesse criticità. Vorrei fare 2 piccole riflessioni. La prima, mi piacerebbe potenziare, avere di più e meglio la struttura della protezione civile, che nel mio paese sta facendo veramente la differenza. Cioè, senza avrei fatto grande difficoltà. Il nostro gruppo si è preoccupato di cucire e distribuire delle mascherine quando erano introvabili. A Miglianico abbiamo distribuito 2500 mascherine, si preoccupa di consegnare la spesa, consegnare i farmaci, sanificare le aree, insomma veramente ci danno una grossa mano. E a loro va il nostro grazie, ma in generale a tutta la protezione civile nazionale. E poi vorrei che si riflettesse una volta e seriamente sulla questione dell'infrastruttura digitale. Oggi ci siamo accorti che c'è bisogno di infrastrutture digitali, che c'è bisogno di fibra ottica, che c'è bisogno anche di cultura del telelavoro. Insomma, spero che questa esperienza drammatica, brutta, almeno ci faccia capire questo e ci dia uno spunto di riflessione. Paolo. Prima di chiudere, risposta, domanda telegrafica. Sì, Jacopo. No, no, vabbè, vai con la domanda, poi ho una piccolissima considerazione con il sindaco di Migliani. Certamente, è una domanda veloce, con risposte veloci per tutti e 3 i primi cittadini. La gestione dei buoni spesa, che interessa particolarmente gli abitanti della nostra regione, come state gestendo, come gestirete proprio la situazione riguardo i buoni spesa, gli aiuti che dovete dare ai vostri cittadini? Rapidissimamente, abbiamo messo su una piattaforma online in cui il cittadino fa richiesta senza recarsi in comune, fa la sua autodichiarazione.
Abbiamo già erogato 1.000 buoni spesa a 35 nuclei familiari, stiamo gestendo ogni giorno, le domande arrivano, eroghiamo i buoni, lo facciamo senza far venire i cittadini in comune e credo che nei piccoli centri questa cosa sarà gestita molto bene perché noi abbiamo la fortuna di conoscere personalmente tutte le persone. Paolo, Renato Sisso, prima allora di far allontanare anche a Villa Magna, anche a Villa Magna abbiamo cominciato stamattina la distribuzione dei buoni e per quello che abbiamo, 19.000 euro, stiamo cercando di accontentare non solo il povero ma anche chi ha avuto problemi per il problema del virus e quindi diciamo che abbiamo cominciato quasi 10.000 euro di spesa per quest'oggi. Volevo dire qualcosa rispetto alla protezione civile, purtroppo a Villa Magna non c'è, almeno qualche persona ha fatto il corso e quindi dobbiamo noi sbrigarci le faccende che agli altri paesi fanno la protezione civile. C'è una domanda. Grazie. Di Jacopo Forcella dello studio, credo per il sindaco di Emilianico Fabio Alezio, microfono. Una considerazione, Paolo, perché insomma abbiamo tre sindaci, certo, del comprensorio teatino, del comprensorio del buon vino, ma mi permetto di dire anche di un comprensorio sportivo. Prima tu hai esordito con Ripa Teatina, patria di Rocky Marciano, ma insomma tra Villa Magna e Emilianico c'è anche, certo, tantissimo grande ciclismo. E a proposito di grandi ciclisti, qualche giorno fa abbiamo ascoltato Dario Cataldo, che è di Emilianico, fare il saluto proprio alla sua cittadina e dire che effettivamente i cittadini di Emilianico, compresa la mamma di Dario, si sono messi all'opera proprio per produrre le mascherine. Volevo insomma una conferma da parte del primo cittadino. Certo, allora a proposito di sport, prima parlavamo di Ripa come città che ha dato i natali alla famiglia d'origine di Rocky Marciano. A Emilianico c'è Dario Cataldo, un ciclista professionista che tutti conoscono, tra l'altro sindaco, diceva Jacopo Forcella da studio, anche la famiglia di Dario Cataldo si è messa all'opera anche per fabbricare delle mascherine da dare, da regalare, da donare alla cittadinanza. Vogliamo un attimo parlare proprio di questo aspetto della famiglia Cataldo? Intanto grazie per la domanda, perché mi fa raccontare una cosa bellissima. Quattro settimane fa ci siamo trovati con questa riflessione: come facciamo a dare una mascherina ad ogni emilianichese? Si sono attivate tutta una serie di persone che mi danno una mano su mille fronti e quindi c'è chi ha fatto il prototipo, chi ha tagliato, chi ha cucito, 10 signore, tra cui la mamma di Dario, si sono impegnate e in 4 giorni hanno cucito 2.800 mascherine. Questa è stata un'operazione corale fatta a costo zero e abbiamo consegnato una mascherina ad ogni emilianichese, ricordando che la mascherina non ci mette al sicuro da nulla, ma se la indossiamo tutti aumenta il nostro livello di protezione, cioè inserisce una barriera al virus alla sua diffusione. Quindi insomma grazie anche alla mamma di Dario, ma grazie veramente a tutti per questa bellissima iniziativa. Grazie di nuovo sindaco. Le conclusioni a Ignazio Rucci, sindaco di Ripa Teatina, prima di restituire definitivamente alla linea, allo studio. Sindaco, le raccomandazioni sono sempre le stesse, si avvicina alla Pasqua, che cosa si sente di dire non solo ai cittadini di Ripa Teatina ma di tutta la Val di Foro? Io direi, come dice lei, non solo la città di Ripa, la Valle del Foro, ma direi a tutta la regione, a tutta l'Italia e direi a tutto il mondo, perché le cose cambieranno e quindi noi dobbiamo prepararci a questa svolta culturale. Quindi cambieranno tante cose, cambierà il lavoro, cambierà i rapporti con noi, tutto cambierà e quindi dobbiamo prepararci. E soprattutto il mio pensiero adesso va a coloro i quali a Ripa Teatina, volontariamente, non faccio i nomi, hanno voluto donare al nostro comune delle risorse finanziarie da spenderli per le esigenze di questa circostanza. Per quanto riguarda invece il discorso dei buoni spesa, pure noi abbiamo, domani mattina partirà la prima tranche per quanto riguarda i buoni spesa da dare ai cittadini bisognosi. Chiaramente questo poi scatterà anche un controllo da parte nostra, perché i controlli ci debbono stare, perché dobbiamo noi rispondere a quelle che sono le vere esigenze dei nostri cittadini. Io chiudo questo mio intervento ringraziando innanzitutto la televisione che ci ha dato questa possibilità, ma qui questa mattina mancano anche gli altri colleghi.
colleghi sindaci che non è che non sono voluti venire, hanno delegato tutte e tre, certo, noi per rappresentare quelle che sono le proposte, i problemi che abbiamo giornalmente, perché come già ho sottolineato prima il nostro è un vallata del Foro dell'Alento e noi su questo tema, anche su altri temi, ci confrontiamo per presentarci in una maniera diversa, non da singoli ma da una comunità allargata. Quindi credo che questo sia un lavoro che stiamo facendo, noi stiamo facendo un rodaggio tra noi e credo che i cittadini stanno apprezzando pure questa collaborazione, questa omogeneità di comportamento, perché non si dica che a Migliani qua davanti si fa una cosa e a Ripa se ne fa un'altra, ma ripeto, questo è un discorso che andrà avanti molto più sostanzialmente, più rafforzato. E io devo dire, sulla Pasqua dico auguri a tutti, perché questa è una Pasqua diversa perché dal punto di vista religioso, dal punto di vista sociale, e quindi facciamoci con le nostre famiglie, facciamo una riflessione e dico sempre guardiamo anche in positivo, perché non è che dobbiamo dalla mattina alla sera guardare in negativo. Grazie e di nuovo buona Pasqua a tutti. E con gli auguri di buona Pasqua del sindaco di Ripa Teatina Ignazio Rucci chiudiamo questo collegamento dal piazzale antistante l'ex convento di Ripa. Grazie ovviamente sentitamente di cuore al primo cittadino di Miglianico Fabio Adezio e al sindaco di Villamagna Renato Sisofo. Grazie a Loris Bennato per la collaborazione tecnica. Da Ripa Teatina è tutto, linea che può tornare allo studio. A te Jacopo. Grazie Paolo, grazie ovviamente ai tre primi cittadini per la disponibilità.